Leggo questo piccolo saggio sul deserto dei Tartari di Dino Buzzati, dato che sto leggendo in questo periodo alcuni racconti di Dino Buzzati e altri ne ho letti in passato. Forse ci serve un po' a capire il mondo poetico, il mondo in cui si muove Dino Buzzati. In effetti, il romanzo presenta alcune caratteristiche narrative e mitopoetiche che ricordano da vicino diversi moduli e generi narrativi tradizionali. La prima caratteristica mitopoetica del romanzo si riscontra a livello della costruzione dello spazio narrativo. Quello del deserto dei Tartari è per così dire un mondo narrativo ridotto, le cui dimensioni limitate e il cui carattere generico ed anonimo ricordano la topologia di generi narrativi tradizionali come la fiaba, la parabola e il mito. Tra le etichette che hanno avuto maggiore fortuna si possono menzionare quelle di realismo magico, realismo simbolico, romanzo metafisico, racconto fantastico, favola, parabola e mito. Il quesito dell'iscrizione generica è stato riassunto felicemente da Pietro Pancrazzi. Romanzo simbolico, romanzo satirico umoristico, romanzo allegorico, romanzo surrealista, romanzo d'avventura, o almeno di quella rientrata avventura che spesso è la vita. Tutte queste definizioni, tutte sono in qualche modo ammissibili, perché tutte rendono un colore o un momento del romanzo di Buzzati. Ma nessuna può bastare da sola, perché nessuna calza fino in fondo. In questa sede usiamo mito poetico come nome collettivo per una serie di tecniche narrative caratteristiche dei vari generi narrativi tradizionali, appartenenti sia a tradizioni popolari e folcloriche, sia a tradizioni mitologiche, serie, il racconto mitico, stricto sensu, la fiaba, la favola, la parabola, la saga e la leggenda. Le dimensioni ridotte del mondo narrativo appaiono in prima istanza a livello del setting del romanzo. La vicenda si svolge in uno spazio narrativo limitato, imperniato su pochi punti cardini come la città, in mezzo ad una pianura solo vagamente accennata, e la fortezza, circondata dalla montagna con vista sul deserto. Nel corso della narrazione mancano quasi del tutto riferimenti a luoghi che fuoriescono da questi limiti spaziali. Spicca inoltre l'anonimia dei vari luoghi, a parte la fortezza che porta il nome di Bastiani. Le altre componenti dello spazio narrativo, la città e la montagna, le valli, la pianura e pochi altri luoghi menzionati, rimangono senza nome per tutto il romanzo. Anche il deserto a nord della montagna, scrutato così attentamente dai militari della fortezza, ha come unica indicazione topografica quella del punto cardinale, il regno del nord, la terra del nord, lo stato del nord, o quella del popolo leggendario dei Tartari. Sono quindi quasi completamente assenti indicazioni precise sulla collocazione toponimica e geografica della storia. Oltre al carattere anonimo e isolato della topologia, spicca la particolare economia di informazioni sull'ambientazione della storia. La descrizione dei vari spazi narrativi è ridotta al minimo, quasi scheletrica. La città, la fortezza, la montagna, il deserto vengono descritti per sommi capi ed evocati tramite un numero ridotto di termini suggestivi e generici che ricorrono con una frequenza relativa nel romanzo. Particolarmente vistosa è l'assenza di ragguagli dettagliati sull'ambientazione sociale o sullo sfondo storico della vicenda. Eccezion fatta per qualche scarso toponimo e per i nomi dei personaggi e della fortezza, che connotano lo spazio narrativo come genericamente italiano, ma anche a qualsiasi indizio sull'ambientazione geografico-culturale della storia. Spicca inoltre la quasi totale assenza di didascalie descrittive sull'ambientazione sociale, culturale e materiale della storia, come il livello di sviluppo economico e tecnologico, l'organizzazione sociale e politica del paese in cui si svolgono le vicende, ma anche il retroterra familiare, sociale e culturale dello stesso protagonista. Il narratore non si sofferma mai sulle circostanze sociali e culturali che fanno da sfondo alla vicenda di primo piano. Tutt'al più si possono intuire ragguagli concernenti l'ambientazione dal decorso delle vicende stesse. Né il deserto dei Tartari, il mondo narrativo della storia, ha soltanto un orizzonte limitato.
privo di agganci precisi e concreti con un ambiente geografico-culturale più ampio. Particolarmente appariscente, in proposito, risulta la bizzarra e pressoché totale ignoranza dei militari sul misterioso regno del nord e sui leggendari tartari, circondati durante tutto il racconto da un velo di storie incontrollabili e di rumori vaghi e contrastanti. Giovanni Drogo ha visto una carta del regno del nord, che segna però al di là del confine solo una vasta zona con pochissimi nomi. Tale ignoranza sul settentrione contrasta con il presumibile livello di sviluppo tecnico e scientifico della civiltà in cui la storia è ambientata. La sospensione cronotopica sprigiona un effetto di straniamento e crea un alone di inverosimiglianza favolosa, a maggior ragione perché all'interno di questo mondo narrativo, ridotto e stranamente sospeso, la vicenda stessa del protagonista, Giovanni Drogo, si svolge come una storia verosimile. In effetti, i numerosi accenni a forze oscure e a strane presenze nel paesaggio o nella fortezza sembrano invariabilmente attribuibili ad impressioni soggettive del protagonista. Altri eventi sono strani ed inquietanti proprio per via dell'ignoranza sul regno del Nord e non pregiudicano per il resto la verosimiglianza dell'universo in cui si svolge la storia e in cui valgono le stesse leggi naturali dell'esperienza quotidiana nel mondo reale. Da tale contrasto fra la complessiva verosimiglianza dell'azione e la bizzarra sospensione cronotopica della storia sembrano prendere spunto le classificazioni del romanzo come racconto fantastico, romanzo surrealista o realismo magico. Altre caratteristiche mitopoetiche della narrazione nel deserto dei Tartari si situano a livello dello snodarsi del percorso narrativo. È agevole documentare la tendenza ad articolare il racconto a partire da alcune strutture oppositive elementari, saldamente agganciate all'ambientazione spaziale della storia. L'opposizione spaziale precipua tra fortezza e città viene così a rappresentare emblematicamente un divario tra due modi di vita e quindi tra due scelte esistenziali. La città incarna la vita in mezzo a una società viva, aperta e dinamica, mentre la fortezza rappresenta una vita di isolamento, di disciplina, di sacrificio in nome di ideali superiori. La vita in città è una vita facile e lieta, una vita facile, divertente e forse felice, mentre i militari che vivono alla fortezza hanno ricusato, consciamente o inconsciamente, il medio destino dell'esistenza quotidiana e sono spinti dal desiderio di vivere eventi insoliti. Agli occhi di Giovanni Drogo, la scelta per la fortezza equivale ad un rifiuto della vita normale, considerata come troppo grigia, e ad una scelta per un destino eroico e glorioso. L'opposizione topologica tra città e fortezza organizza quindi anche uno spazio etico e morale. L'antitesi tra la vita in città e la vita nella fortezza è evocata in termini e formule che ricordano il topos del dilemma tra vizio e virtù, così come viene rappresentato ad esempio nel mito del bivio di Ercole, o alcuni topoi dell'immaginario biblico, come quello della città quale luogo di perdizione, contrapposta alla montagna o al deserto come luoghi della vita contemplativa e della purificazione spirituale. A livello spaziale, la differenza radicale tra città e fortezza si evince dall'ubicazione di quest'ultima, in mezzo a una montagna desolata e vicino ad un deserto misterioso. La vita nella fortezza deriva il suo fascino e la sua ragion d'essere proprio dalla vicinanza a quella distesa incognita ed affascinante, scrutata in continuazione dai militari della fortezza. A causa del deserto, con le sue vaghe promesse di glorie future, gli uomini della fortezza hanno rinunciato alla vita facile e lieta in città. Nella rappresentazione della fortezza Bastiani, riecheggiano immagini tradizionali della fortezza isolata, in mezzo a una natura desolata e inaccessibile, immagini in cui la fortezza figura come emblema di distanza e alterità rispetto alla realtà quotidiana e simboleggia un luogo di transito dall'esperienza comune ad una dimensione diversa. L'opposizione tra città e fortezza è enfatizzata ulteriormente dalla raffigurazione del viaggio all'inizio del romanzo, come il trapasso da un ambiente e da un periodo di vita ad un ambiente e ad un modo di vita completamente diverso. Il primo viaggio di Giovanni Drogo è rappresentato chiaramente come un rito di passaggio, con il quale il protagonista
chiude una fase della sua vita e sta per aprirne un'altra. Il giorno della partenza è il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. La vita facile ed elegante della giovinezza spensierata ora non gli appartiene più e lo attendono cose gravi e sconosciute. Alla partenza ha come un vago presentimento di cose fatali, come se stesse per oltrepassare una soglia decisiva. L'enfasi sull'atmosfera misteriosa ed ostile della montagna e sull'aspetto arcano e inquietante della fortezza aumenta ancora il senso di una discontinuità radicale tra i due spazi, quello normale della città e quello incantato e quasi sacro della fortezza, ed accentua il significato fondamentale della scena nella vita del protagonista. Sin dall'inizio la fortezza è circondata da un alone di mistero. In città nessuno sembra sapere dove esattamente si trova la fortezza, né l'amico vescovi, né il carrettiere ed il vagabondo incontrati durante il viaggio sono in grado di fornire a Giovanni Drogo indicazioni precise sulla fortezza. Quello di Drogo si prospetta come un viaggio fiabesco alla rovescia, in cui i personaggi che ricalcano il ruolo d'aiutante dell'eroe sono in realtà gli aiutanti mancati. Lo spettacolo della collina con il castello appare al giovane Drogo come uscito da un incantesimo, mentre a quel punto del viaggio la vita in città gli sembra già relegata in un mondo lontanissimo. Della montagna lo colpisce soprattutto l'aspetto gigantesco, desolato e selvaggio. Al suo arrivo davanti alla fortezza, che ristagna in un torpore misterioso, Drogo la guarda ipnotizzato. E un inesplicabile orgasmo entra nel suo cuore. Sembra pertanto difficile non cogliere nelle descrizioni del primo viaggio di Drogo gli echi improntati di quella creazione di un'atmosfera decisamente gotica, dei tanti castelli incantati situati in mezzo ad un misterioso ambiente selvatico, un topos caratteristico dell'immaginario fiabesco e cavalleresco. Un'altra caratteristica del deserto dei Tartari, riallacciabile alla narrativa tradizionale, è ciò che si potrebbe definire il carattere monodico del racconto. Il narratore anonimo del romanzo si concentra in modo abbastanza conseguente su una sola linea tematico-narrativa, quella della vita di Giovanni Drogo nella Fortezza Bastiani. Questo unico centro di interesse determina la selezione e l'organizzazione narrativa dei vari episodi, producendo un intreccio dalle strutture logore e monotonamente insistite, raccontato in ordine cronologico. Complessivamente il romanzo si presenta quindi come la storia di un destino, o per essere più precisi, come la storia del destino mancato del tenente Giovanni Drogo, che trascorre la vita nella fortezza in una vana e sempre più disillusa attesa di eroiche imprese militari. Il destino di Giovanni Drogo è un destino ex negativo, in cui il caso non riesce mai a tramutarsi in necessità. La sua vicenda non riesce a cristallizzarsi nel disegno prestabilito di un destino, se non in quello di un destino di secondo grado, il destino dell'assenza di destino. Nel racconto appare solo il calco di un destino, l'orma che ne segnala l'assenza dal suo luogo d'elezione, la storia stessa. Questo contrasto tra il destino sognato ma mancato e il destino reale ma vuoto determina nel racconto un'attenzione pressoché nevrotica per lo scorrere del tempo, che è come la materia prima del romanzo, il fulcro della narrazione che attira su di sé tutta l'attenzione. Il racconto è scandito sin dall'inizio da un'attenta registrazione dell'evolversi dei mesi e degli anni. Tale cronometria narrativa, più discreta e affidata a dettagli ed osservazioni furtive nella prima parte del romanzo, diventa particolarmente appariscente e incalzante nella seconda parte. Con il passare degli anni, la percezione del tempo come un ciclico eterno avvicendarsi di belle e brutte stagioni e come un'inesauribile ricchezza di giorni è soppiantata da una percezione del tempo come un lineare, inarrestabile processo di fuga e di rovina, che lascia dietro di sé un cumulo di occasioni perdute e di speranze non esaudite. Non a caso il medico della fortezza, colui che registra sui corpi dei militari gli effetti distruttivi del tempo, si chiama Ferdinando Rovina. Nella seconda parte del romanzo, Giovanni Drogo è in preda a un senso sempre più acuto dello scorrere del tempo.
e le vaghe ed affascinanti speranze del primo periodo sono sostituite da una crescente delusione e da una profonda inquietudine per l'inesorabile fuga del tempo. L'evento glorioso tanto atteso, che avrebbe potuto confermare la fondatezza della scelta di Drogo per una vita militare eroica fatta di cose nobili e grandi, non si verifica mai. Di fronte alla propria scelta di vita, Drogo rimane quindi dimidiato tra il fascino di un possibile evento futuro e l'amarezza per le occasioni perdute in città. I dubbi e i sentimenti ambigui non si dissipano mai, se non al momento della sfida finale con la morte, l'unica battaglia vera e propria che Drogo può affrontare e che perviene a considerare come la sua grande occasione, la definitiva battaglia che poteva pagare l'intera vita. Quello di Giovanni Drogo, così è già stato detto, è un destino di secondo grado, fatto di riflessioni e di interrogativi su un destino militare mancato. La fortezza non è il luogo dove si avverano eventi gloriosi e si compiono destini eroici, ma diventa, proprio per la vana attesa di avventure eroiche, il luogo dove si sperimenta il nudo e spietato evolversi del tempo. Il destino mancato di Drogo si scopre alla fine essere stata una graduale presa di coscienza della fuga del tempo che rovina tutto e sfocia infine in una sfida alla morte, quella cosa nota e assurda che in prima istanza non sembra riguardarlo, quello smisurato mare immobile, colore di piombo, dove finirà un giorno la strada della vita, quell'inesprimibile nulla di cui Drogo all'inizio del romanzo è ancora all'oscuro, ma che inevitabilmente fa capolino dietro ogni prospettiva del futuro. Alla fine del romanzo, il destino mancato di Drogo si rivela essere stato un heideggeriano sein zum Tode. Il suo è un lungo e tormentoso apprendistato per capire la vita alla luce della morte, un tentativo inconsapevole di sfatare la cattiva forza delle promesse illusorie e di saper bastare a se stesso. Sulla base delle caratteristiche appena elencate, il mondo narrativo decurtato, percorso narrativo monodico, imperniato sulla narrazione di un problema morale o esistenziale specifico, il deserto dei Tartari è stato accostato ripetutamente a generi narrativi tradizionali come la favola, la parabola o il mito. Benché in linea di massima questi generi siano investiti di svariate funzioni culturali, hanno come caratteristica comune quella di trattare problematiche morali o esistenziali in una forma narrativa elementare, soggetta ad interpretazioni allegorizzanti. In effetti, l'applicazione di simili categorie o generi mitopoietici al deserto dei Tartari si combina sovente con una lettura allegorica del romanzo. Nell'avventura di Drogo viene colta in filigrana, sotto il velame degli eventi strani, una particolare visione filosofica della condizione umana e il destino mancato del tenente, con l'attesa illusoria di un futuro glorioso e il vano sacrificio della vita ad ideali astratti. Viene innalzato a parabola esemplare per la situazione esistenziale dell'uomo moderno o per la condizione umana tout court. A proposito di simili interpretazioni, va tuttavia rilevato che la tensione tra il destino sognato e quello reale, con il conseguente smarrimento di Drogo e l'ambiguità che pervade la sua scelta di vita, proietta anche a livello dell'interpretazione allegorica del romanzo la duplice prospettiva del destino sognato ma non avvenuto, continuamente contrapposto al destino reale. Lo storpiamento del destino genera non soltanto una tensione allegorica tesa a cogliere nella vicenda di Drogo una portata esemplare, ma anche una tensione tra il significato allegorico del destino mancato e quello del destino realmente avvenuto. In questo senso, il destino di secondo grado innesca pure un'allegoria di secondo grado, l'allegoria di un'allegoria non avvenuta. In altre parole, alla matrice allegorica del racconto si intreccia una matrice tipologica. L'interpretazione allegorica del romanzo si snoda sullo sfondo di allegorie preesistenti, che vengono riecheggiate, riprese, manipolate e capovolte. Il racconto si prospetta come la riscrittura di altri miti, favole, parabole, assumendole come tipi o prefigurazioni di un antitipo radicalmente diverso. La storia del destino mancato di Giovanni Drogo si prospetta, in una parola, come una tipologia. Sia chiaro che non si tratta di una tipologia
ortodossa, volta a cogliere tipo ed antitipo come tappe di un processo teleologico di progressivo perfezionamento, ma di una tipologia che instaura tra il tipo e l'antitipo un rapporto di scontro e di rovescio, quello fra il deserto dei Tartari e i suoi tipi, rappresentati nel romanzo dagli ideali e dai miti del destino mancato di Giovanni Drogo, si prospetta come un rapporto di tipologia radicale, tesa a svuotare e a destabilizzare le storie precedenti cui fa allusione. Il deserto dei Tartari attua quindi una distorsione, una messa in forza ed un'apertura radicale nei confronti di una serie di miti positivi. Il peso determinante di tale matrice tipologica radicale nella struttura del romanzo è illustrato dalle varie classificazioni ex negativo del romanzo. Il deserto dei Tartari è stato definito come un Bildungsroman negato, in cui c'è un ampio vuoto, un'assenza al posto dell'esperienza formativa, come un romanzo d'avventura svuotato, tramutato in luogo di ricerca metafisica, come una fiaba impossibile, una parabola eroica frustrata, come una quiete iniziatica, dal finale ambiguo. Il romanzo intralcia la sceneggiatura tradizionale del mito dell'eroe. Giovanni Drogo spera invano che la sua esistenza possa prendere la piega di un'impresa eroica positiva. Si balocca di chimere di gloria militare finché può, ma alla fine l'unico eroismo concessogli si situerà a livello strettamente individuale, nell'accettare la vanità di tutte le cose e nel coraggioso andare incontro al nulla. Il deserto dei Tartari si presenta come una riscrittura di una serie di sceneggiature mitopoietiche dal contenuto positivo, una riscrittura che tende a disturbare il loro svolgimento narrativo e a sviare la loro forza allegorica. Non sembra esagerato affermare che l'originalità del romanzo e le difficoltà di classificarlo entro determinati generi o sottogeneri narrativi risieda proprio nella combinazione di una tensione allegorica, rafforzata in particolare dalle caratteristiche mitopoietiche di qui sopra, e una tensione tipologica, suscitata segnatamente dal contrasto tra destino reale e destino mancato. In un certo senso, le interpretazioni allegoriche del deserto dei Tartari dipendono proprio dall'istanza tipologica insita nel romanzo. L'allegorizzazione della vana attesa e del destino mancato deriva il suo vigore persuasivo in particolare dal gioco dialogico con una congerie di miti eroici positivi. E la matrice mitopoietica del romanzo non solo orienta la lettura verso l'allegorisi, ma innesca pure l'interpretazione tipologica. Non sembra troppo azzardato ipotizzare che il suddetto intreccio tra allegoria e tipologia abbia avuto un peso non indifferente nel successo di pubblico del romanzo. Se il romanzo, apparentemente privo di agganci concreti con la realtà storica, è nondimeno riuscito, come è stato sottolineato ripetutamente, a captare felicemente il clima di smarrimento e di minacciosa attesa che regnava al momento della sua pubblicazione, ciò sembra dovuto in particolare allo sgretolamento e allo svuotamento di una serie di miti positivi. Letta in questa ottica, l'esistenza di Drogo, consumata in una situazione di assurde speranze e di stallo, sprigiona un senso particolarmente vigoroso di frustrazione ed una muta resistenza contro una situazione storica opprimente.